Bentornati a Senza Titolo. Oggi vi raccontiamo la storia di un uomo che per mestiere fa l'edicolante, ma è anche impegnato nel sociale. Questa è anche l'occasione per raccontare la storia di una famiglia storica di edicolanti di Teramo. È proprio la storia delle edicole a Teramo, come si è evoluta. Ne erano 18 fino a qualche tempo fa, adesso ne sono rimaste solo 10. Intanto salutiamo e ringraziamo Antonio Di Salvatore. Ciao. Salve. Antonio, ciao. E grazie. Perché ci ospiti in una delle poche edicole rimaste a Teramo. Siamo in Largo Madonna delle Grazie, vicino all'Arco della Madonna delle Grazie, e proprio lì si trovava l'edicola che la tua famiglia ha gestito per 3 generazioni, che tu continui a gestire, semplicemente ti sei spostato qui, vero? Sì, da 2 anni mi trovo nella nuova posizione. Dunque, una famiglia di edicolanti, forse siete stati i primi a mettere su un'edicola in questa città, dal tuo nonno? Dai miei nonni, dopo mio padre, e dopo sono subentrato io dal 2005. Dal 2005 che tu sei l'edicolante. Dunque, una tradizione di famiglia. Come dicevo, raccontiamo anche quella che è la tua storia, perché tu, oltre a fare l'edicolante, sei un personaggio particolare in questa città, ma lo spiegheremo più tardi, perché spiegheremo di cosa ti occupi. Sei anche impegnato nel sociale attraverso una forma d'arte molto particolare. Però è bello raccontare proprio la storia della tua famiglia. Chi decise, tuo nonno decise quando e perché di aprire un'edicola? Erano tempi decisamente diversi, diversi rispetto a quelli di oggi. Infatti all'inizio mio nonno lavorava proprio nel messaggero ed era lo strillone. Infatti ha vinto anche una medaglia a livello nazionale. Parliamo dei primi del Novecento? Nel 60, gli anni 60. Ah, gli anni 60? Sì, del mio nonno. Tu sei giovane, io stavo, tuo bisnonno era dei primi del Novecento, ok. Ok, e dopo mio padre, all'età di 14 anni, ha iniziato a fare l'edicolante e io sono subentrato a mio padre. Allora, diciamo che i tempi in cui tuo nonno ha vinto anche questo riconoscimento, lui era lo strillone, perché una volta, insomma, per chi non lo sapesse, i giornali si vendevano per strada, porta a porta e lo strillone era quello che urlava le notizie che c'erano, sventolava il giornale e poi lo vendeva. E dunque voi siete cresciuti, no? Tuo padre, tu, nel mondo del giornale, il contatto con la carta è quotidiano. Ecco qua, alle mie spalle ci sono proprio i quotidiani, e poi vabbè, c'è stata anche un'evoluzione, perché poi sono arrivate le riviste, eccetera, eccetera. Le vostre famiglie dunque sono andate avanti vivendo di questo lavoro. Sì. Quante edicole c'erano quando cominciò tuo nonno? Poche, lui è stato uno dei primi, come dicevamo. Uno dei primi, dopo c'è stato il periodo più fiorente, gli anni 80. Quando insomma è stato edicolante tuo padre? Sì, mio e padre. Tu mi dicevi che avete avuto anche l'edicola all'ospedale. Sì, mio padre ha gestito anche l'edicola all'interno dell'ospedale, che è durato fino al periodo del Covid. Dopodiché è stata chiusa, e adesso l'unica edicola di famiglia è questa. Sì. C'è ancora tuo padre che viene a darti una ancora mano. Tuttora mi dà una mano la mattina, perché io faccio le consegne, ma è vitale anche per lui il contatto con l'edicola, respirare. È abituato. Sì. Allora, raccontaci l'evoluzione. Dunque, tu eri un bambino quando tuo nonno aveva l'edicola, c'era un certo tipo di clientela e c'erano delle abitudini che sono decisamente diverse rispetto a quelle di oggi. Tra l'altro oggi, con l'avvento dei social, di internet, chi usufruisce insomma di un'edicola ha un'età media alta, è vero? Sì, infatti possiamo dire che attualmente l'edicola cura il cliente da 3 anni fino a 12 anni, infatti l'edicola è divisa dai giocattoli. Allora, o vengono i bambini o vengono le persone oltre il cinquantenne. Perché, diciamo così, la fascia più giovane usufruisce, legge le notizie, le stesse notizie anche sui telefonini. Che dopo ora la notizia è immediata, dopo 20 minuti, 20 secondi, già la notizia è in rete, mentre l'edicola, il giornale arriva il giorno dopo. Raccontaci un po' la tua esperienza da bambino a contatto, no, con questo edicolante, con tuo nonno. Come vivevi le tue giornate? Come viveva una famiglia di edicolanti? Fin da piccolo
perdonami. Allora, no, mentre stiamo registrando, io vorrei farlo proprio in diretta, anche per far capire la comodità e quanto è importante un edicolà. C'è una macchina che si è fermata, che per motivi di privacy noi non riprendiamo. Però chiedono informazioni all'edicolante e tu vai tranquillamente a fare anche la vendita qualora ci dovesse essere una vendita. Perché come dicevamo, questa è una puntata nella quale vi raccontiamo Antonio, che come dicevamo si occupa anche di sociale, perché lui fa la clown terapia, va negli ospedali e porta un po' di gioia, serenità e divertimento anche ai bambini che sono malati, non solo con un piccolo circo, loro si esibiscono anche durante le feste. Di questo ne parleremo tra poco, però come dicevamo, questo è anche il ruolo dell'edicolante, sì, no? C'è un signore che voleva un'informazione, visto che non c'è un punto informativo da queste parti, si è fermato e ha chiesto informazioni. Altro compito dell'edicolante, perché da sempre l'edicolante è un punto di riferimento per le informazioni. Infatti anche ho applicato una piantina per dare tutte le informazioni. Dunque, torniamo a quello che ti chiedevo prima. Allora, come vivevate voi? Cioè, tu da bambino, che cosa faceva tuo nonno? L'edicola, rispetto ad oggi, si apriva presto. Sì. Anche oggi presto, anche tutto, soltanto prima l'edicola era più frequentata perché il giornale era l'unica fonte di informazione. Non c'era internet, non c'era Facebook, per cui chi voleva leggere la notizia poteva solo farla attraverso i giornali, anche perché c'erano anche, insomma, le televisioni private erano pochissime, c'era la RAI, inizio Mediaset, ma insomma quello era tutto, per cui o il quotidiano o nulla. Basti pensare a un esempio banale, la Gazzetta, il lunedì si vendeva oltre 30 copie, ora con l'avvento del... Quante copie si vendono? Ora... Tolte quelle delle edicole, 5-6 copie. Sì, dunque, perché... si è passate da 30 copie degli anni 60-70 a 3 copie, 5 copie di oggi. Sì, perché ormai l'informazione, c'è la partita in diretta, c'è internet che ti dà tutte le notizie, non aspetti il lunedì per sapere l'informazione, perché già tramite... Già sai tutto. Già è tutto. Dunque, solo gli affezionati della carta, insomma, chi ama fare questo, prendere e toccare la carta, sentire proprio profumo, l'odore del proprio, giornale... Questo il sessantenne è innamorato proprio perché ha provato internet, però è talmente piatto, no? Invece l'anziano, io ho clienti novantenni che vengono a leggere il giornale. Va anche detto, a vantaggio del giornale, lo dice una giornalista, insomma, io sono passata per l'età che ho anch'io dal sapere le cose solo attraverso la carta stampata ai giorni nostri con internet e Facebook. Però leggere il giornale è importante perché sul giornale si trovano degli approfondimenti che sulla rete o si vanno a cercare e si sa dove andarle a cercare o non ci sono. Cioè, leggere la notizia che rimane fino a se stessa, secondo me, è anche un errore. Comprare un quotidiano significa anche approfondire. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, ma noi ci siamo adeguati, insomma, ai tempi moderni. Di tuo nonno, dunque, ricordi poco perché eri un bambino. Faceva lo strillone con la prima edicola. Di tuo padre, invece, che epoca è stata per l'edicola? In quel periodo era molto fiorente, si riusciva a vendere molti giornali, il contatto c'era... Con la gente, con quotidiano. La gente, sì, quotidiano. Come abbiamo visto poco fa, come chiedono informazione a te, chiedevano informazione a lui, anche perché questo è uno dei punti di passaggio strategici della città. Poi l'ospedale, insomma, l'ospedale, sempre molto frequentato. Sì. Che poi in ospedale era una vera e propria edicola, era un punto dove veniva il giornale. Era all'ingresso. All'ingresso, sì. Era invece l'edicola vera e propria, quando l'avete... installata, tuo nonno faceva lo strillone, tuo padre lì l'edicola, che periodo? 50 anni fa qui a Porta Madonna. A Porta Madonna. Sì. E dove si trovavano più o meno le edicole? Una qui, una per il Corso Vecchio, non erano tantissime, un'altra in via Carducci? Via Carducci no, piazza Martiri. Martiri, ce n'erano tre, dopo per il Corso San Giorgio. Dunque le edicole comunque c'erano ed erano un bel punto di riferimento. Sì. Voi leggevate, tu da bambino li leggevi i giornali, sì, io, papà li riportava a casa, no, più che riportarli a casa la mattina andavi in edicola e leggevi. Io ero affezionato di Braccio di Ferro. Braccio di Ferro, dunque andavano in quel periodo i fumetti. I fumetti, molto Topolino. I giornali di gossip che vanno tantissimo adesso? Sì, ma andavano pure quel periodo. Anche prima, vero? Sì. Grand Hotel, che ancora tuttora c'è, Grand Hotel. È un lavoro comunque all'aria aperta?
Sì, è il contatto, a me quello che mi piace più è il contatto umano che si crea con la col gente. Cliente. Per esempio, devo... il cliente che è passato poco fa ci ha detto che non è teramano, no? Sì. L'edicola quando si passa, se si ha bisogno di qualcosa, si vede e ci si ferma. Sì, sì. Dopo io in modo particolare, essendo che la mia edicola è vicino a una scuola, ho dei clienti che per 5 anni, perché i figli vengono a scuola, sì, qui. Per 5 anni si creano degli ottimi rapporti umani. Per 5 anni e dopo rivedo, dopo anni, rivedo il bambino che ho visto crescere, che è grande, che viene con la, che passa con la fidanzata, oppure addirittura che porta i suoi figli in questa edicola. In questa edicola. Dunque si creano proprio dei rapporti umani che vanno avanti, sì, per tutta la vita. Poi Teramo è anche una piccola città, insomma, non è che per venire a trovarti uno deve fare chissà quanti chilometri. No, no, è un attimo, sì, venire qui nella tua edicola. Torniamo a te quando eri piccolo. Dunque voi siete cresciuti leggendo i giornali. Sì. Cioè voi eravate una famiglia informata, sì, sapevate tutto, sì, sì, di quello che succedeva, di quello... I giornali locali, quando hanno iniziato... Io per esempio da piccolo mi ricordo che il centro appena cominciò ebbe attichi immediatamente col pubblico femminile. Perché addirittura. Sì, le mamme erano, sì, mentre gli uomini, i papà prendevano testate sportive oppure il Corriere della Sera e Repubblica, il di politica. Andava tra invece le donne. Il pubblico femminile, per esempio mia madre lo leggeva. Ma questo perché era il primo quotidiano che si occupava anche delle cose più piccole, più locali, con la cronaca di Teramo. Sì. E si vendeva molto, sì, vero? Si vendeva molto. Dopo l'avvento di internet ha cambiato. Cioè, il pubblico femminile, avendo il telefonino, internet. Adesso noi pettegolezzi e quello che capita sotto casa ce l'andiamo a leggere, leggere magari sulla pagina del vicino, sì, sì, su internet. Dunque, intanto la prima vera differenza tra quando era edicolante tuo padre e oggi che ci sei tu è, per quanto riguarda i quotidiani, è il numero dei quotidiani che si vendono, sì, no? Okay. Si è passati da un numero consistente sostanziosa, a poche copie che si vendono attualmente oggi. Il centro riesco a venderle, quando va bene, una quarantina, cinquantina. E diciamo che la tua è una delle edicole più, sì, centrali, forse una di quelle che vende di più. Sì. Dopo anche, mettiamo, il periodo di mio padre si vendeva molto i DVD, ora sta cambiando. Il DVD, vero? Sì, attualmente è finito perché è cambiato il sistema per di, ascoltare la musica o vedere i film. Il CD non si trova, non si no, ormai più. È tutto tramite, si scarica tutto tramite, sì, computer. Dunque, quali sono i prodotti che si vendono in un'edicola? Allora diciamo, i gadget per bambini, sì, dai vari pupazzi che dopo, devo dire, vengono bombardati dalla televisione perché alle mode. E dopo per quello più grandicello, i Pokémon, che sono delle carte da gioco, sì. E dopo c'è il pettegolezzo per le signore. C'è qualche uomo che viene a comprare, non so, ne dico uno dei più famosi, Novella 2000 per esempio, gli uomini la comprano, solo donne. Siamo più legate noi al, sì, pettegolezzo, sì, al vero? Pettegolezzo, sì, l'uomo Vanity è attratto, ho visto anche... Però già con Vanity Fair parliamo insomma di una rivista che ha già un livello più alto, superiore. Che si occupa di attualità, sì, di moda, poco di gossip, sì, diciamo. No, se no il gossip è la donna, la nonna. La e nonna invece le riviste di approfondimento, di attualità, come era l'Espresso, queste riviste qui si vendono poco. Due o tre copie, veramente, sì, c'è molto, sì, disinteresse verso, sì, questo tipo. È una rivista che sta prendendo... internazionale, che è fatta molto bene. Molto bene, quella si vende, sì, vero? Sì, sta prendendo, considerando, essendo un settimanale, tra l'altro quattro che, cose, costa anche, sì, che costa anche parecchio, sì, insomma. Però di informazione è molto, sta riprendendo, specialmente in questo periodo politico. Ecco, quando ci sono i periodi in cui ci sono le elezioni, per esempio, a Teramo si è votato di recente, adesso siamo già in campagna elettorale per le regionali, si vendono di più i giornali? Il giorno dopo le votazioni, sì. Dopo le votazioni ci sono i risultati, la gente è curiosa. Ma il dibattito politico interessa o c'è poco interesse sul dibattito politico che si consuma attraverso i giornali? Sì, no, c'è. C'è un po' di... si vende, sì, qualche copia in più. Sì, anche... Sì,
È la cattiva, tra virgolette, abitudine di venire sfogliare e poi andare via senza comprare nulla? C'è, cioè, ancora, mi ricordo, quando ero ragazzina io qualcuno lo faceva. Qualcheduno lo fa. Sì, però... Glielo sì, permettiamo, sì, sorvoliamo, sì. Torniamo sul discorso del rapporto umano, che a volte, sì, insomma, magari vendere una copia in meno, ma avere in futuro un cliente, sì, un cliente in più. E i clienti abituali che vengono da voi? Io vedo spesso, quando passo qui davanti alla tua edicola, ma quando passo anche davanti ad altre edicole, no? Vedo gli edicolanti che si fermano anche proprio a dialogare con il cliente. Di cosa parlate? Cosa vi chiede il cliente abituale che viene a trovarvi? Cioè, con me, per esempio, io sfoglio un giornale e leggo, questo è il Riformista, ne ho preso uno a caso, il governo delle tasse, la perseguitata non è Giorgia Meloni, ma il ceto medio. Ovviamente ci sono quotidiani super partes, e poi ci sono i quotidiani di informazione, insomma, che hanno, diciamo così, non diciamo colore politico, però parteggiano più per il centrodestra, okay, alcuni più per il centrosinistra. Il cliente che viene e legge una notizia del genere si ferma poi a commentarla con voi, per esempio? No, politicamente. Politicamente no, no, non si fanno dibattiti di politica dentro le edicole. No. No. Con mio padre di più. Perché era più interessato lui? Sì. E tuo padre, quando tu hai deciso di fare l'edicolante, che cosa ti ha detto? Era contento, sì, oppure no, preferiva che tu facessi altro? No, io... No, era contento. Era contento che portassi avanti, sì, la tradizione. Tu hai dei figli, vero? Ho un figlio che attualmente quanti fa il liceo. Però non è interessato. No. Tu pensi che questa edicola, se non dovesse cambiare di proprietà, finisce con te? Sì, credo sì, ma purtroppo è un lavoro che non vedo un futuro. Ha poche futuro, prospettive, sì, future. Future. Raccontaci un po' il passaggio, perché è stato anche un momento molto discusso, no? Il passaggio da quel luogo storico dove voi eravate, sì, tra l'altro proprio a ridosso della porta d'ingresso della città, insomma, sì, anche sconveniente, però una volta a queste cose non ci si faceva caso. E il passaggio, certo, sì, i beni culturali, poi vi siete dovuti spostare qui, anche con un'edicola più bella, no? Sì. Perché francamente quella che avevate lì era quella anche... Quella ormai era nata, quel periodo, e quel periodo si vendeva il giornale, ora è completamente... L'edicola è quasi come un negozio. Sì, ormai è diventato il giornale, il gadget. Esatto, sì, il gadget che è il giornale vero e proprio. Sì. E questo passaggio è stato traumatico per te? A venire qui? Sì. Sinceramente no. È migliorata la situazione rispetto a quando eri lì, almeno parliamo, sì, della tua gestione. Sì, della mia gestione, sì, perché essendo un'edicola un po' più grande, l'esposizione è migliore, e anche la posizione... Qui poi è comodo, perché anche chi passa in macchina si può fermare un minuto, sì, non, sì, dà fastidio a nessuno, prende il giornale e se ne va. Dunque è, sì, stato un bene, insomma, un bene... questa rivisitazione delle edicole, per sì, te. Che dopo ha un'esposizione migliore rispetto a... Perché per quanto riguarda invece il rapporto tra gli edicolanti, che rapporto c'è tra di voi? Io con alcuni edicolanti ho un rapporto fraterno. Ottimo. E di collaborazione. Cioè quello più competitivo magari, sì, esatto, sì. E quello però, magari però invece più tranquillo. Ci aiutiamo a vicenda, infatti abbiamo una chat edicole. Voglio dire, se io vengo da te e cerco un giornale che tu non hai e sei sicuro che non avrai o perché ti è, sì, finito, ce l'avete l'abitudine, sì, di dire no? Io faccio il contatto telefonico, lo chiamo. Per esempio l'edicola di Viale Bovio, se per caso lì il giornale c'è, mandi il cliente suo, sì, sì, e ma senza questa problemi. Cosa lo facciamo quotidianamente. La fate da sempre, sì, è un'abitudine di famiglia, sì, che portate avanti da quando... Sì, sì, una collaborazione con... Fare l'edicolante ha i suoi vantaggi, ovvero lavorare a contatto con la gente anche all'aria aperta finché fa caldo, poi d'inverno, anche se oramai questa edicola qui è attrezzata anche bene per l'inverno, ma avete anche degli orari scomodi, vero? Sì. A che ora aprite la mattina? La mattina dalle 6:30, io perlomeno faccio dalle 6:30 alle orario continuato fino alle 19:00. Ok, tutti i giorni? Tutti i giorni, tranne che il sabato pomeriggio, perché faccio...
quello un'altra di attività. E tra poco ne parleremo. E la domenica lavorate? La domenica, una domenica sì, una domenica no, mezza giornata. Mezza giornata. E a turno, a un turno, po' come le farmacie, sì, insomma, sì, cioè avete i turni, sì, almeno infatti, un'edicola. Infatti l'edicola è equiparata come una farmacia. Nel periodo del lockdown siamo stati aperti. Era un servizio essenziale, essenziale anche l'edicola. La funzionalità è... E poi ci raccontavi, prima di iniziare la registrazione di questa trasmissione, che ovviamente essendo in mezzo ad una strada, anche poco riparati, è successo a tuo padre, ma è successo anche a te, siete stati anche rapinati. Sì, purtroppo... Tuo padre due volte. Sì, io rapinato, ma ho recuperato... Cioè, ma come andò? Raccontacelo, tu sì, ti eri spostato. No, io stavo lavorando, avevo lasciato la porta aperta. Già stavi qui? O stavi no, ancora, nella vecchia, ancora nella vecchia riva. Sì. In un attimo vidi un movimento strano della porta chiusa, vidi il cassetto aperto e raggiunsi... Cioè, ha inseguito il ladro, diciamo, sì, aveva rubato 50 euro. 50 e euro, che gli hai detto? Non hai avuto paura che potesse avere un coltello? No, in quell'attimo... Gli hai detto ridammi i soldi. Ma io non c'ho niente, non c'ho niente. Te li ha ridati. Dunque, l'unica volta in cui sei stato rapinato, però hai recuperato, diciamo così, il bottino. E la gestione proprio della paura, perché magari... Ripeto, sì, tu hai un'edicola, ma quasi tutte le edicole comunque sono in punti strategici, per cui qui proprio solo non ci stai mai. No, okay. Ma l'idea che qualcuno possa venire armato, certo, Teramo è una città, diciamo, tutto sommato tranquilla, però il minimo di paura non c'è, può succedere. Sì, un pochettino, però... Fa parte il rischio del mestiere. Allora, e passiamo adesso a raccontare l'altro aspetto di Antonio, che l'abbiamo già accennato, fa una cosa particolare nel sociale, la clown terapia. Sì. Intanto cos'è la clown terapia? Allora, clown terapia, allora, iniziato l'ho conosciuta con quando mia madre era a Sant'Omero, era degenza in... Stava male, insomma, sì, stava in un reparto a Sant'Omero. Oncologia. A Sant'Omero ha conosciuto questi clown ed è venuta a mancare una promessa fatta a lei. A tua mamma. Quanto tempo fa è venuta a mancare? 12 anni fa. 12 anni fa. Gli avevo promesso che avrei intrapreso la clown terapia e da lì mi si è aperto un mondo. Ora sono responsabile della pediatria a Sant'Omero, il sabato pomeriggio chiudo l'attività. E vai con i tuoi amici a Sant'Omero a fare il clown. Il clown. La clown terapia, che adesso va fortunatamente molto di moda, insomma. Sì, da lì ho iniziato da un gioco piano piano. Fai anche il giocoliere, che fai di sì, preciso? Piccole magie. Ma come vedi io... Da lì studiando ho trovato la mia formula di clown ciaccione, il mio è Ciaccio il nome, da clown è un mago che... Un po' ciaccione. Ciaccione, pasticcione che non gli riesce il gioco. Praticamente ci prova ma non riesce mai. I bambini muoiono da... Io ti ho visto e sono morta a ridere durante Sport sotto le stelle. Allora signori, nuovamente con il vostro applauso diamo il benvenuto alla bellissima odalisca Ciaccia. Vedo che questa figura da clown, così pasticcione, che in realtà sono perché tu è lo talmente sei davvero, ma tu lo sei davvero un po' pasticcione. Sì. Un po' ansioso, sì, perché per farti questa intervista mi hai fatto sudare, perché tu sei una persona, ovviamente le telecamere mettono soggezione. Ma quando ci incontriamo parliamo molto, però di fronte alla telecamera ma non fa niente. È una cosa naturale, insomma, anzi secondo me è innaturale. Sono innaturali quelle persone che magari non hanno mai parlato davanti a una telecamera, ce le metti e diventano all'improvviso
La telecamera mette soggezione anche a noi che ci lavoriamo, figuriamoci a voi che vi ci trovate di fronte per la prima volta. Torniamo alla clown terapia. Intanto voglio far vedere, no? Una bella maglietta che ti hanno regalato i tuoi amici. Eccola qua. L'edicolante dal sorriso nascosto. Infatti io quando mi metto il naso rosso divento un'altra persona. Diventi un'altra persona. Ecco, oggi tra l'altro c'è anche vento. È una giornata un po' magica. È la giornata meno adatta per registrare una trasmissione all'esterno. Ma siccome noi siamo come che ti chiami tu? Ciaccio. Siccome noi siamo Ciaccio, a noi la trasmissione che fa un po' così con il vento ci piace. Proprio in questo momento soprattutto che stiamo proprio raccontando questa tua parte molto... molto bella, tu lo fai ovviamente a titolo gratuito, sì, voi andate a trovare questi bambini che non stanno bene, li fate sorridere. Sì. Quanti siete? Allora, nell'associazione siamo una ventina e ora stiamo facendo un corso, stiamo formando dei nuovi clown che anno nuovo inizieranno anche loro a venire in ospedale. Cioè l'hai presa proprio sul serio la promessa che hai fatto a tua mamma? Sì, tu, l'ho presa e me ne sono innamorato, addirittura che mi sono rimesso a studiare perché anche il clown ha gli aspetti psicologici, oltre al trucco magico, ma non è il trucco per sé, è tutta la psicologia inerente. Ma hai mai trovato dei bambini? Perché a volte capita, allora il clown è una delle figure per eccellenza destinata ai bambini, però paradossalmente ci sono anche dei bambini che del clown hanno paura. Sì. Ti è mai successo? Certo, io ti ho visto, il clown che fai tu è un pasticcione troppo simpatico, non hai quella, ci sono dei clown con la faccia triste, invece tu sei... Perché quando entriamo nella stanza entriamo in punta di piedi e con l'ascolto, cioè noi andiamo lì perlomeno per fare l'esibizione. Vado lì per fare il numero, io vado lì... Per ascoltare i bambini. Per ascoltare una carezza, se serve una carezza, basta pensare... Io mentre all'inizio, le prime volte, pensavo, vado lì, faccio il numero, faccio vedere chi sono io, e andavo lì e non mi divertivo, non ti divertiva il bambino. Ora, invece, ascoltando, elaborando e migliorando la percezione, l'ascolto, quando arrivi in stanza riesco a stare nel personaggio e a far divertire. Cosa ti dicono i bambini? Cosa ti chiedono? Ultimamente mi è capitato con una bimba, con un semplice trucco di magia, si è instaurata una risata che è stata contagiosa. Infatti ho avuto la fortuna di avere il video. Qualcuno ti ha fatto il video in quel momento che è diventato virale. È virale ed è stata... Si è creata una magia con quella risata della bimba. Io appena entrato in stanza, la bimba mi... Quella risata era contagiosa. Ho detto ora andrà benissimo perché... Quante visualizzazioni hai avuto con questo video? Questo video ha avuto più di 1200 visualizzazioni in due giorni. In due giorni. Con un trucco magico, ma ripeto, la risata della bimba era magica la bimba. E tu quando devi andare, il sabato sei contento, vero? Sì. Tu, che io sappia, vivi la settimana in attesa di questo giorno. Sì, perché praticamente è una terapia per me. Esatto, terapia per me e quelle due ore... Ti dico, è due ore che stacco completamente da tutta la routine, da tutti i miei problemi. La tua famiglia che ne pensa di questa tua attività? Gli piace, fa che perché anche la finalità, insomma, sì. Sia per ricordare la mamma, la promessa fatta alla mamma. E tuo padre, questa promessa fatta a tua mamma? È contento. Vero? Sì. Tu fai parte anche di un circo, vero? Infatti da tre clown terapia abbiamo provato pure l'evoluzione tra i vari laboratori che abbiamo fatto, abbiamo provato un numero di artisti di strada. E voi che si chiama il circo? Circo Zaire. Siamo io, Peppino Ferri e Lorenzo Pellegrini. Siamo tre clown, siamo... Praticamente abbiamo creato una storia magica dove c'è il mago Zaire Peppino,
che presenta la storia. No, cioè, no, questo è Lorenzo, che è un pirata, che sì. Racconta tutta la storia, dopo c'è Peppino che fa il mago, che fa il numero, e io sono l'Odalisca, l'assistente. Non sei un Odalisca bella bella, diciamoci la verità. Si vede un po' di pancia, un'Odalisca che cura poco l'immagine, diciamo, mi devo allenare. Che però fa morire dal ridere. E dopo io quando metto, praticamente il mago fa il numero, io da assistente metto a posto l'oggetto là, svelo il trucco, e da lì è una parodia. E anche lì si divertono pure gli adulti, sì, perché questo è un numero che fa molto molto ridere. Molto. E anche lì siete un po' ciaccioni, sì, non è io, proprio no, tu. Il mago è preciso, io sono ciaccione. Che... Però ti si addice, si addice, perché poi è una cifra praticata da pochi, nel senso è un filone, quello della ciaccioneria, che forse in pochi amano, perché anche nella giocoleria, come si dice? Sì, è precisione. La precisione, insomma, ci stanno quelli che ci tengono. Invece a te piace proprio l'esatto contrario. Sì, perché nelle mie corde, provato a essere preciso, non gliela faccio. Tre palline, due palline, anche con una mia. Ci ho provato. Allora, tu per esempio ti alleni, al di là di questa Odalisca che io ho visto un po' panciuta, con questa maglietta che non riusciva a coprire la pancia ma che arrivava qui, e anche quello faceva oggettivamente molto ridere. E tu però, io so che ti incontro, vai sempre a correre, ma com'è? Per scaricare le tensioni. Non è per andare a dimagrire, che poi stai bene, insomma, in quell'abito da Odalisca che ti sta un po' stretta. Solo a Sant'Omero voi fate la clown terapia? No, attualmente a Teramo e Sant'Omero. E siamo arrivati alla conclusione di questa trasmissione con il nostro Antonio, che non è un amante delle telecamere, però vi assicuro che è veramente una persona particolare, straordinaria, non lo dico io, chi lo conosce lo dice, soprattutto per questo suo aspetto così umano e per questa sua attività collaterale alla sua, insomma, al suo essere di Colante, ovvero la clown terapia, grazie alla quale tanti bambini che sono ricoverati in ospedale trascorrono delle ore di allegria, come lui ci ha ricordato e come abbiamo visto. Come ci vogliamo salutare, Antonio? Allora, ti saluto come saluto le mamme quando vado in reparto, facendo un piccolo dono. Allora, faccio sempre la gag che ho mangiato il panino con la mortadella, la mamma. Dunque rimane la carta argentata del panino con la mortadella. E con un tocco magico, un attimino, ecco qui. Eccola per qua. Ricordare il momento magico che si è creato, un piccolo, fa un po' di mortadella, però è magico. È profumatissimo. È profumatissimo. Perché, cari amici, insomma, un po' di magia la dobbiamo avere anche dentro. Grazie. Grazie ad Antonio per questo omaggio, grazie soprattutto per quello che fai per i bambini e non solo per i bambini. Che lo fai anche per te. E soprattutto mantieni forte, perché insomma le edicole, anche se sono un po' demodè, anche se sono un po' passate di moda, ma non è vero, perché a noi piacciono sempre, sono un punto di riferimento importante per una città, non solo perché vendete informazione, perché è importante leggere, ma anche come presidio di informazione, il contatto umano qui si trova sempre, al di là dei giornali. Okay. Grazie Antonio, davvero grazie di vero cuore, grazie anche a voi per l'attenzione, arrivederci. Thank you.